Buonasera amici delle bombe di Vlad, benvenuti a questo secondo appuntamento con la rubrica Il calcio nel mercato. Comincio subito col presentare i nostri ospiti. Gigi Caliulo, buonasera. Buonasera. Diego Buonasera a Maduro, voi. che ci parleranno in maniera più approfondita di quelle che sono, oltre a tutte le tematiche che affronteremo, anche in particolare della Salernitana con Gigi, e affronteremo con Diego le questioni legate al Napoli, che sono abbastanza importanti in questa giornata. E poi presento il nostro Alessandro Piacentini. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao a tutti, buonasera, buonasera Gigi e buonasera Buonasera. Diego che rivedo dopo Castel di Sangro di quest'estate con grande, grande piacere. Assolutamente. E il nostro Nicola. Ciao Nicola, ben trovato. Ciao Fabrizio, ciao Gigi, ciao Diego, ciao Alex, Ciao, tutto a ciao a tutti, posto? ciao Nico, buonasera. Allora ragazzi, buonasera e vediamo un po' da che cosa vogliamo cominciare. Io direi di cominciare con quella che è la notizia del momento, che fa un po' male a tutti i tifosi del Napoli, che è questa trattativa che è scoppiata nelle ultime ore tra il Chelsea e Koulibaly. Sì, tocca cambiare la scritta Koulibaly che è scritta male, c'è stato un refuso sulla scritta, mettila giù. Benissimo. Allora, se Benissimo, mi benissimo. dai 2 minuti, racconto, faccio un cappello introduttivo su questa Certo che sì, notizia. certo che sì. La notizia per noi, come Bombe di Vlad, ha una paternità che è quella di Francesco Romano, che oggi, intorno all'ora di pranzo, ci ha comunicato in redazione che nella trattativa tra il Napoli e il Chelsea per la vendita di Koulibaly c'erano stati dei passi in avanti importanti. I passi in avanti erano sostanziali con l'interessamento di Fali Ramadani come intermediario tra le due società e avevano portato ad un accordo tra il giocatore, il difensore del Napoli e la società inglese. La notizia chiaramente è una notizia che segue il filone che in questi giorni aveva accompagnato un po' i movimenti del calciomercato del Napoli che riguardavano Koulibaly, perché non prima di ieri avevamo registrato anche un movimento da parte del Manchester City per il giocatore. Delle schermaglie, ma chiaramente un'accelerazione così del Chelsea con Ramadani che ha portato un'offerta al Napoli di 32 milioni di sterline che más o meno sono 40 milioni di euro e un'offerta al giocatore di 8 milioni di euro che il giocatore ha accettato è un passo in avanti, uno step alla trattativa che poi è stato ripreso nelle ore successive da quasi tutti gli organi di stampa. Ora, la situazione, diciamo, è abbastanza lineare nella sua complessità. Lineare perché è chiaro che un giocatore a scadenza fra un anno è un giocatore che può andare via da una società. È altrettanto normale che un giocatore come Koulibaly non è un giocatore come tutti gli altri. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di un interessamento della Juve per il giocatore e abbiamo registrato un diniego totale del giocatore al trasferimento a Torino, per una sorta di patto, con i tifosi del Napoli e per una cosa personale, perché il giocatore è vero, è un professionista, ma tutti questi anni in maglia azzurra qualcosa hanno lasciato a un giocatore di cuore come Koulibaly. Adesso bisognerà vedere come il Napoli andrà avanti in questa trattativa. È chiaro che 40 milioni di euro per un giocatore a scadenza sono una cifra, secondo me, congrua, anche se il giocatore è chiaramente uno dei difensori, e qui mi permetto di dirlo fuori dal tifo napoletano, è uno dei difensori più forti in Europa sicuramente in questo momento. Quindi nelle prossime ore vediamo come reagirà il Napoli. Ci risulta che ci potrà essere un contatto diretto tra Koulibaly e De Laurentiis per un vis-à-vis
che chiarisca un po' il contorno della vicenda, è chiaro che le prossime ore saranno decisive a questa trattativa. Probabilmente Diego in redazione ha vissuto la cosa analogamente a noi, e quindi qualcosa di più ci saprà dire su questa vicenda. Guarda Alex, ragazzi, io spero che mi sentiate bene. Benissimo. Io ho sperato fino all'ultimo in un rinnovo probabilmente di Koulibaly. È vero che c'è un valore affettivo, cioè sono coinvolto emotivamente, no, sulla trattativa Koulibaly, essendo veramente una persona che io stimo tantissimo, che ho conosciuto quest'anno a Castelvolturno. È veramente difficile adesso raccontare quello che sta succedendo, però è anche vero, poi usciamo fuori, no, dal tifoso, dalle emozioni, perché è anche vero che se l'offerta realmente di 40 milioni, come si sta confermando adesso in giro, me l'ha detto anche Alex, ragazzi, questi sono soldi che non si possono rifiutare. Stiamo parlando comunque di, è vero, uno dei migliori difensori probabilmente che c'è in circolazione, ma 40 milioni a un anno dalla scadenza, rischi di perderlo fra 7 mesi, 8 mesi a parametro zero, non puoi assolutamente rifiutarli. Adesso sì, diciamo tutto quello che c'è da dire sulla società, sulla malcomunicazione, su tutto, però se ti arriva un'offerta del genere, il giocatore, credo che, io do per certe le cifre che ha detto Giuntoli in conferenza, no? Quelle dei 6 milioni per 5 anni più un posto da dire. Che fino a prova contraria è una dichiarazione ufficiale, no? Esatto, quindi è una dichiarazione ufficiale. Koulibaly, rifiutando questa offerta, ragazzi, ha voluto cambiare aria e probabilmente cercare di vincere qualcosa, anche perché sappiamo purtroppo il Napoli come ragiona in questo ultimo periodo, sappiamo a cosa si sta andando incontro, no? Il ridimensionamento comunque totale della squadra. È vero che ti giochi la Champions l'anno prossimo, ma il Napoli non ha possibilità di poter competere fino alla fine per quel tipo di competizione. Koulibaly vuole, secondo me, trovare e raggiungere un obiettivo che potrebbe essere come quello della Champions, quello anche di un'Europa League. Non sappiamo poi il Chelsea quest'anno che cosa farà, però ragazzi, diciamoci la verità, chi rifiuterebbe? Facciamo un po' lo stesso discorso che ha fatto Insigne, no? Abbiamo parlato di Insigne, l'abbiamo criticato tutti sull'aspetto economico, ma una cifra del genere difficilmente si rinuncia. Quindi io stimo tantissimo l'uomo Koulibaly, stimo tantissimo ancora di più il professionista Koulibaly, ma le strade a volte si dividono. È anche vero che i momenti, vedi, belli vissuti insieme, sì, c'è chi lo sta criticando sui social, secondo me in maniera veramente inadeguata, perché ma incomprensibile, se mi permette, una critica che non ci sta proprio, ma è inadeguata proprio perché è un figlio di Napoli, e come stiamo parlando di Mertens, come abbiamo parlato di Insigne, sono ormai persone, io non le chiamo comportamento lineare, sempre il figlio è nato qui, cioè parliamo di persone legate alla società in parte, però alla città, ragazzi, ai tifosi. Koulibaly è uno che ha fatto del bene anche a Napoli, ha fatto tantissime operazioni sociali anche a Napoli. Quindi io gli auguro veramente proprio la miglior fine carriera possibile, perché poi credo che abbia almeno forse 2-3 anni da poter giocare ancora a livelli grossi. Quindi cioè, non si può che augurare il meglio a uno come Koulibaly, come a uno come Insigne, scelta di vita. Pazienza. Il problema reale, se posso permettermi, insomma, da osservatore esterno e da addetto ai lavori, insomma, da giornalista, è che si stia spostando, o meglio, che qualcuno stia cercando di spostare l'attenzione dal problema reale, che è quello di un ridimensionamento generale che il Napoli sta attuando, dico il Napoli, ma in realtà si dovrebbe parlare di Aurelio De Laurentiis, perché è un club che da 12 anni costantemente ai vertici del calcio nazionale e rappresenta l'Italia in Europa, che in un colpo solo rinuncia o si vede, insomma, sfilar via tre giocatori potenzialmente, perché parliamo di tre persone. Per il momento sono solo tre. Per il momento, cioè mi riferisco ad Insigne, a Mertens e a Koulibaly, e al momento non si parla di sostituzioni adeguate, perché io mi aspetterei da tre uscite del genere altrettanti rimpiazzi di un certo livello. Leggevo alcuni tifosi della Salernitana, parlavano di Milenkovic. Milenkovic è un signor giocatore, ma a Salerno non ha toccato palla contro Djuric e Verdi, non contro... Gigi, questo è chiaro che il livello
di Koulibaly poi è difficilmente sostituibile, no? Bisogna proprio trovare un'altra. Vi interrompo un attimo perché vi do una risposta di Spalletti a una domanda che un po' fa capire che sulla situazione Mertens qualcosa in sospeso c'è. Spalletti dice: Mertens è una variabile se rimane, e Spalletti risponde: Mertens può ricoprire il ruolo da trequartista come Zielinski e Elmas. Siccome però per ora non è con noi, cercheremo di trovare alternative. Un po' di aperture, no? Tra le righe O è in un questi messaggio giorni, subliminale, se mi permetti, un po' di insomma. messaggi che arrivano Io sotto credo, traccia. ripeto, che si tratti di un evidente, di un palese ridimensionamento. Se a Roma Mourinho parla di frustrazione, io penso che Spalletti non stia altrettanto sereno, perché indubbiamente io non vedo da osservatore esterno, ripeto, quella serenità che un top club che dovrebbe essere il Napoli, trasmette o riesca a trasmettere in questo momento al suo allenatore e a chi osserva esternamente. Se volete la mia, io anche questa situazione di Mertens non concepisco, perché è impossibile far arrivare un professionista come È Mertens, che sconcertante. la storia del Napoli, stiamo parlando che il ritiro è iniziato già da una settimana quasi e stiamo ancora parlando se deve rinnovare oppure no. Quindi Ma perché veramente. però secondo voi si è arrivati? Nicola, tu l'hai seguita un po' questa situazione di Mertens da vicino. Perché si è arrivati a questa situazione e quanto possono entrare? Scusami Fabrizio, se ti rubo un attimo la scena, e quanto può entrare il Vai, Ale, vai. rapporto di Mertens con Spalletti in questa situazione attuale? Allora, prima di parlare un attimo di Mertens, c'è un'altra risposta di Spalletti, questa volta su Koulibaly, e si riferisce a quello che stavamo dicendo noi sugli eventuali sostituti e sulle critiche che sono state fatte. Spalletti dice: Koulibaly lo preferisco a tutti i nomi fatti per la difesa, guai a chi gli dirà qualcosa. Quindi evidentemente c'è la sensazione, soprattutto anche in ritiro, che qualche parola di troppo nei confronti di un giocatore che è sicuramente intoccabile per comportamento avuto nel corso degli anni che è stato a Napoli, si sta vivendo in maniera fin troppo grossolana. Con riferimento a Mertens, noi, se ti ricordi, Alex, qualche tempo fa, se non sbaglio, subito dopo il blitz di De Laurentiis a casa di Mertens, abbiamo dato Benissimo, l'abbiamo l'esclusiva, scritta a quattro mani, esatto, Nico. esattamente, che Mertens non avrebbe fatto un problema di soldi, più che altro come ora è anche la situazione, perché come ha detto lo stesso Giuntoli, un'offerta congrua al belga è stata fatta, 2 milioni e mezzo per 2 anni, quindi 5 lordi e 2 e mezzo netti, rendono la situazione un po' più complessa di quello che è. La risposta di Spalletti potrebbe aprire diversi scenari, perché il dubbio di Mertens era il poco impiego che avrebbe potuto ricoprire nella passata stagione. L'errore fatto di portare il giocatore a scadenza dipende esclusivamente, secondo il mio punto di vista, circa la affidabilità che poi è stata riscontrata nel corso della stagione, con delle prestazioni che hanno portato il Napoli a raggiungere l'obiettivo Champions League, a lottare per lo scudetto quasi fino alla fine del campionato. È stato il giocatore che ha sorretto il peso dell'attacco del Napoli per il periodo in cui lo stesso Osimhen è stato Osimhen. infortunato. Perché Petagna è vero che ha avuto le sue occasioni, ma Spalletti ha puntato sempre su Mertens come centravanti. Che poi la stagione del Napoli è finita in maniera brillante dopo la brutta figura fatta a Empoli, perché Spalletti ha iniziato a puntare su Mertens dietro a Osimhen, è una conferma del fatto che Mertens nel corso della stagione si sia meritato il ruolo centrale all'interno del progetto Napoli, e l'errore di non rinnovarlo è dovuto esclusivamente al fatto che c'erano dubbi sulla possibile collocazione in squadra di Mertens, perché se Spalletti avesse visto il giocatore soltanto come sostituto di Osimhen, a quel punto il Napoli avrebbe fatto scelte differenti, perché c'è un giocatore offensivo che Osimhen da valorizzare, che non quest'anno ma l'anno prossimo, tra 2 anni, dovrà portare una cifra importante con una cessione che permetterà poi al Napoli di costruire una squadra ancora più forte rispetto a quella che si sta cercando di costruire ora. Io penso che sia dovuto quindi ad un dubbio sul possibile impatto
impiego sia da parte della società ma anche da parte dello stesso calciatore che, come abbiamo detto noi in un'indiscrezione, ha la voglia di giocare perché vuole fare bella figura al mondiale col Belgio che punterà a vincerlo, perché i giocatori ci sono. Perché poi per il Belgio soprattutto è l'ultima vetrina importante di quella generazione tra virgolette di fenomeni che diciamo fa capostipiti da De Bruyne a lui, e quindi l'ultima occasione, no? Quindi sì, l'obiettivo di giocare il mondiale era per un maggiore impiego, quindi l'obiettivo era avere la possibilità di mettersi in mostra in un periodo in cui l'allenatore al momento sembrava non dargli possibilità. Diciamo che Mertens è stato probabilmente anche importante per quello che è stato l'inserimento di Osimhen, no? Negli schemi, insomma, di Spalletti, perché in alcune partite Mertens ha giocato a ridosso, come ha detto poco prima Spalletti, che è un trequartista, quindi ha giocato a ridosso di Osimhen, e possiamo dire che Osimhen ne ha giovato tantissimo di questo accorgimento tattico. Perché poi fondamentalmente, Fabri, nelle squadre ci sono sempre quei giocatori che servono perché memoria storica di quella squadra, per fare ambientare i giocatori nuovi che arrivano, no? Come hai detto tu, può succedere nel Napoli con Mertens, magari è successo negli anni scorsi nella Salernitana con Juric, che è un giocatore che nella Salernitana non era solo il centravanti boa, era probabilmente qualcosa di più per la Salernitana, e può succedere in tutte le squadre che hanno alcuni giocatori che sono più importanti del ruolo che realmente rivestono in campo, proprio per quel carisma, per quell'aurea di leader che rivestono. Quindi è chiaro anche che... Anche se su Djuric il discorso è leggermente diverso, magari dopo la apriamo una piccola parentesi sul ruolo che Djuric ha avuto negli anni, insomma, trascorsi a Salerno, che è leggermente diverso. A me Djuric mi ha impressionato quest'anno in alcune partite per come si è tirato sulla squadra fino a fine partita. L'ho visto veramente con la voglia di tirare fuori la squadra dai guai, e poi ti chiederemo anche i motivi di questo divorzio con Djuric. Un po' ti ho letto nelle settimane scorse e li chiederemo. Vai, Fabri. Sì, torniamo un attimino sulla questione Koulibaly. Diciamo, concludiamola dicendo che comunque, a prescindere da quello che sarà, siamo tutti d'accordo col fatto che per lui è un treno importante, non solo a livello economico, ma anche a livello professionale, perché comunque va a competere per degli obiettivi che nel concreto al momento Napoli non è in grado di raggiungere. Penso che su questo sia un po' professionale a dire il contrario, perché è proprio la verità, cioè, non possiamo dire che Koulibaly deve restare a Napoli, cioè, dobbiamo guardare le cose come stanno, certo, bisogna essere oggettivi. Si riapre sul chi sarà il dopo Koulibaly, quindi questo sì, però adesso il futuro di Koulibaly lo deve decidere solo lui. Certo. Guarda, qui sul dopo Koulibaly, quello che diceva Gigi prima era una lettura giustissima. È chiaro che dovrai, se mai ci sarà l'addio di Koulibaly, impostare la difesa e quindi il futuro della difesa del Napoli in maniera diversa. Quindi cercando di andare a costruire per il futuro senza aspettarsi il sostituto a figurina di quella prestazione, perché sennò rimarranno delusi i tifosi del Napoli, perché non c'è una controfigura al momento che può replicare. Lo stesso Milenkovic, con tutto il rispetto, è totalmente diverso anche come modo di giocare. Quindi guarda, ci sarà un lavoro molto... se ti interrompo. Vai. Però ti sei frizzato, a proposito di questo c'è un commento di Gianluca Canonico che lancia una piccola provocazione. Questo non è canonico. No, questo croce non è canonico. Non è proprio lui, no. Eccolo qua. Guarda, la situazione di Bremer è una situazione abbastanza cristallizzata. La quotazione che il Torino fa di Bremer è una quotazione
talmente tanto alta che sta infastidendo anche Bremer, perché per fare un contorno alla storia, Bremer nella primavera scorsa ha rinnovato il contratto in scadenza con il Torino, che era in scadenza quest'estate, per venire incontro alla società e per consentirgli di monetizzare la sua eventuale cessione. Quindi con tutta probabilità ci sarà stato tra Bremer e Cairo un accordo per la vendita del giocatore ad una cifra concordata, perché io penso che il manager di Bremer e il giocatore stesso non abbiano firmato un rinnovo a occhi chiusi. In questo momento Cairo, in un'intervista ieri nella presentazione di Palinsesti, sì, di La 7, ha detto che la quotazione che attualmente si fa di Bremer, cioè 40 milioni di euro, è una quotazione che, viste le quotazioni di Skriniar e degli altri difensori, e di De Ligt e degli altri, è molto al di sotto delle del reale valore di Bremer. Io penso che il Napoli non possa spendere quella cifra per un difensore, con tutto il rispetto per le finanze del Napoli, e penso che il giocatore che il Napoli già ha fermato, cioè Østigard, e i giocatori sui quali potrebbe andare in sostituzione di Koulibaly, possano rappresentare quello che dicevo io, Diego, magari una costruzione futura di una linea difensiva che verrà con Rachmani e con un altro difensore che possa tirar su la linea difensiva in futuro, ma non c'è un giocatore. Anche qualcuno in prospettiva, Alex, anche qualcuno in prospettiva, perché fondamentalmente noi abbiamo anche Juan Jesus, che finché è mancato Koulibaly ha giocato veramente bene, è fragile perché lo sappiamo che è soggetto ad infortuni, però potremmo anche cercare a questo punto di iniziare con una coppia già che si conoscono, e per poi trovare, sai, la quadratura esatta con un altro, che potrebbe essere Østigard, o potrebbe essere... Perché Østigard, io non so, Gigi, se l'ha seguito un po' quest'anno, Nicola, me è parso un giocatore che, diciamo, sgrezzato leggermente di alcune irruenze caratteriali, molto incline, un po' incline all'irruenza, è un giocatore sul quale lavorare bene, però, Gigi, no? Cioè, assolutamente, assolutamente, è un giocatore che ha sicuramente una luminosa carriera davanti a sé, non è neanche facile definirlo un prospetto, perché credo che ormai sia un giocatore affermato, e sicuramente potrebbe rappresentare un valido elemento sul quale investire per il futuro. Ecco, leggevo il fatto di Bremer, mi lascia un attimino perplesso l'atteggiamento di Cairo sotto questo aspetto, perché Cairo ha già perso Belotti a zero per un suo puntiglio piuttosto simile a questo di Bremer. Io non credo che Cairo possa vivere tanto di luce propria, per quanto, insomma, glielo auguro sotto il profilo umano ed economico. Se dopo aver perso Belotti dovesse rischiare di perdere Bremer per il suo desiderio di voler raccattare quanti più soldi possibili, rischia seriamente, insomma, di rimanere col cerino in mano in un mercato, attenzione, nel quale questo indipendentemente dalla possibilità che possa andare al Napoli o meno, io credo che alla fine sia l'Inter la destinazione di Bremer, però indipendentemente dal calciatore o meno, questo è l'ultimo anno in cui determinate operazioni verranno condizionate dai procuratori, condizionate sempre fra virgolette, perché dall'anno prossimo, insomma, con l'uscita delle commissioni una volta e per sempre dalle trattative, credo che vedremo sicuramente un mercato che cambierà anche sotto il profilo delle dinamiche. Quindi io credo che i presidenti debbano stare sì da un lato felici perché verranno meno delle spese, ma dall'altra parte molto attenti perché ci saranno parecchi calciatori che decideranno di autogestirsi, e quindi si ritornerà un po' al passato, e quindi di contro credo che, insomma, si debba fare molta attenzione a tirare troppo la corda sulle trattative, ad evitare che, insomma, ci siano delle chiusure positive delle trattative alle cifre migliori possibili. Un po' il caso di Bala è la cartina di tornasole. La cartina di tornasole di Bala, Belotti, Mertens sono situazioni, insomma, che ti fanno capire che non puoi tirare la corda tantissimo. Djuric nel suo piccolo ne è un altro esempio, voglio dire, nella Salernitana, anche se lì entrano in gioco anche altri aspetti. Chiudiamo il capitolo Napoli con una voce che rimbalza da qualche giorno. Volevo sentire Nicola che cosa ne pensava, che cosa sa,
che cosa sappiamo di questa voce, ed è una voce abbastanza suggestiva, che riguarda il Napoli, ed è quella su Dybala. Che cosa c'è di vero, che cosa no, chi è favorito su Dybala, cosa sappiamo di questa pseudo trattativa? Allora, c'è di vero che il contatto tra De Laurentiis in persona e l'agente o il giocatore c'è stato, anche perché è un giocatore che da sempre è stato nelle attenzioni di De Laurentiis, fu tra i primi a provare a prenderlo ai tempi del Palermo, come poi ha spesso ricordato la buonanima di Zamparini, che all'epoca presentò un'offerta inserendo nella trattativa Jorginho. Quindi un giocatore che al Napoli piace, soprattutto con l'eventuale cessione di Koulibaly, che va a liberare sostanzialmente una parte importante di ingaggio che è occupata nella rosa del Napoli, veramente potrebbe esserci un affondo. Al momento le squadre che si stanno contendendo il giocatore sono in primis l'Inter, che ovviamente è bloccata per motivi di numeri, numerico, e di giocatori nel reparto offensivo che è eccessivo. Con l'arrivo di Lukaku, la permanenza di Lautaro Martinez, Dzeko, Correa e Sanchez, non ci sarebbe posto per Dybala, anche se poi le qualità sono superiori a tutti, quasi tutti quelli che abbiamo menzionato. La Roma potrebbe diventare un'opportunità, soprattutto con la cessione di Zaniolo. Il Milan, così come il Napoli, stanno osservando attentamente la situazione. Ad ora dire che c'è una trattativa super concreta che si potrà concludere nel breve tempo, non lo possiamo assolutamente dire. Possiamo dire però che c'è una trattativa che va avanti a fari spenti, perché il Napoli potrebbe essere fortemente interessato a sostituire addirittura l'eventuale rifiuto del rinnovo del contratto di Mertens con Dybala, che sarebbe anche un colpo per placare un po' la piazza che sembrerebbe insorgere, soprattutto dopo l'addio di Ospina e la poca fiducia che vantano in Meret, l'addio di Koulibaly probabile verso il Chelsea, Mertens un punto interrogativo, Insigne che è andato via, potrebbe essere un po' un regalo che serve a calmare la piazza. Al momento però la situazione è che Dybala è svincolato, ci sono squadre che lo stanno seguendo, ma nessuno ha presentato un'offerta tale da far traballare, perché le sue richieste economiche sono elevate, ma dovrà capire lo stesso giocatore, lo stesso agente, che le richieste che aveva fatto alla Juventus e che pretende, nessuna squadra li presenterà, probabilmente neppure all'estero, dove ci sono squadre interessate come il Manchester United, ma che comunque anche il Manchester United, in un'ottica di ridimensionamento per ricostruire una squadra sui giovani, non presenterà offerte di ingaggio super elevate. Okay, Diego, quindi... dalle parti di Mollarolandia che si dice? Salutando il grande Francesco, chiaramente, che è sempre nei nostri pensieri. Guarda, ne stavamo parlando prima, secondo Francesco e secondo noi non crediamo che Dybala possa arrivare qui a Napoli, tranne se il nostro presidente, che ci sorprende ogni tanto, sai, qualche uscita scenica e cinematografica, ci regala questo Dybala, che sicuramente serve, come diceva prima. Non mi ricordo il nome, però scusatemi. Nicola. Servirà sicuramente a placare ciò che succederà a Napoli. Allora, io ti dico una cosa: a Di Maro adesso è tutta rose e fiori, perché Di Maro è zona, sai, alta d'Italia, ci sono tutti i tifosi che probabilmente non arrivano dal sud, da Napoli, che vivono forse costantemente la squadra e le vicende che ci sono attorno. Il problema mi preoccupa a Castel di Sangro, perché se adesso abbiamo Koulibaly verso Mertens e verso Insigne, non sai se perderai Fabian e quant'altro, ragazzi, qua potrebbe anche scoppiare una bella polemica e vedere che cosa succederà quando poi il Napoli sarà a 150 km da qui e realmente arriveranno i gruppi, tra virgolette, fatemi passare il termine, cattivi, no? Chi può contestare la squadra e la società. Ci sarà lavoro per noi lì. Io quest'anno non ci sarò, però sicuramente sarò lì con voi nella mente. Quindi... Io volevo chiedere una cosa a Gigi. Nei mesi scorsi si era un po' fatta della suggestione su alcuni acquisti grandi che la Salernitana aveva in serbo, anzi che Iervolino aveva in serbo di fare,
Noi ci siamo un po' letti tra le nostre colonne e la tua pagina che è seguitissima ed è fonte per noi di tanti spunti interessanti su Cavani, che il presidente avrebbe voluto portare con tutte le sue forze a Napoli. Poi c'è stata suggestione su altri grandi nomi. Che c'è nella mente di Iervolino? Cioè, c'è la costruzione di una squadra forte subito per questo campionato, per non avere i problemi dello scorso anno e quindi anche questi big, oppure pensi che la programmazione sarà fatta con un dialogo tra lui e De Sanctis, che ricordiamolo è una delle prime esperienze come titolare di una cattedra da DS, e quindi diciamo una programmazione futura? Guarda, allora dobbiamo dire anzitutto che il mercato della Salernitana viaggia su due binari paralleli, e cioè il mercato condotto brillantemente, devo dire, da Morgan De Sanctis fino a questo momento, perché è vero che ha la sua prima esperienza, ma sta dimostrando una scaltrezza, mi si passi il termine, anche una certa furbizia. Secondo me l'operazione Ederson, ad esempio, è un'operazione gestita con grande intelligenza, perché lui con quattro parole l'ha sbloccata, dicendo che al 99% sarebbe rimasto a Salerno, quando in realtà si parlava di un giocatore che non voleva restare a Salerno, ma aveva già deciso di andare a lottare per un obiettivo diverso e in una piazza diversa. Lui con quella dichiarazione... È stato lui un po' il giocatore a forzare un po' la trattativa. Il giocatore voleva lasciare la Salernitana. Non c'è stata volontà da parte di... Attenzione, non è un addio polemico, quello di Ederson, ma probabilmente si è sentito già pronto, e credo a giusta ragione, per carità, anche se il vero pezzo da 90 del centrocampo della Salernitana è Boinen. Quest'anno sarà il suo anno della consacrazione, vedrete, è un giocatore veramente impressionante. Gioca con una già quest'anno ha dato prova in giro di ritorno sontuoso, disarmanti per l'età che ha, e quello è proprio il classico colpo alla Sabatini, pescato con grandissima intelligenza, colpo che insieme a quello di Ederson ti fa dimenticare le due giocate, diciamo le due palle corte di Michael e Musset, che in realtà invece hanno creato e stanno creando non pochi problemi alla Salernitana, Michele in particolare, ma magari ci torniamo dopo. Mi chiedevi di Cavani e del mercato della Salernitana. Ebbene, c'è un mercato che è quello che Morgan De Sanctis sta conducendo, che è un mercato oculatissimo, è un mercato dove si lavora su prospetti già affermati, come dicevo prima, perché Lovato credo sia un giocatore, ha già il suo quarto campionato di Serie A, fa parte della difesa dell'Under 21, Pirola, che è l'altro calciatore acquistato dalla Salernitana in prestito ma con diritto di riscatto a determinate condizioni, altro centrale dell'Under 21, si tratta Ocoli, e quindi voglio dire si va a costruire di fatto la difesa titolare della Nazionale Under 21. Ci sono già Fazio e Radovanovic in un gruppo di difensori che stanno venendo fuori e stanno componendo una difesa che secondo me è abbastanza importante. Delle altre trattative di De Sanctis parleremo dopo. Mi chiedevi di Cavani. Cavani è più che una suggestione, e lì sta lavorando direttamente il presidente Iervolino con il suo pool di legali, ed è già più di un mese che l'offerta ufficiale è stata inviata a Cavani. La prima offerta era un'offerta che diciamo in altri ambiti verrebbe accettata agevolmente, prevedeva una parte fissa di ingaggio che è di 1.200.000 euro netti a stagione, e più un bonus per ogni gol realizzato di 200.000 euro, quindi diciamo anche una cifra abbastanza importante, perché la matematica non è un'opinione, insomma si poteva arrivare alle cifre del Manchester senza nessun problema, segnando almeno, andando a doppia cifra, ecco, mettiamola in questi termini. L'offerta ufficiale c'è. Io credo che il presidente Iervolino e il suo staff legale, attenzione, in questo caso non entra in gioco lo staff societario, ma il suo pool legale, stiano lavorando ancora ad un colpo del genere
per la fine della campagna acquisti. Va detto però di contro che Cavani resta una ciliegina sulla torta di un progetto che è completamente diverso e che prevede altri profili. È arrivato Valencia, che è un giocatore abbastanza interessante, però come tutti i sudamericani avrà sicuramente bisogno di un po' di ambientamento per rendere come ha reso sia con la nazionale cilena che con l'Università Cattolica. E poi c'è Brereton Diaz, giocatore del quale per un periodo non si è parlato, ma io posso dirvi che stasera De Santis è in Gran Bretagna, quindi è nuovamente lì a parlare, credo, per Brereton Diaz, giocatore che io anticipai qualche mesetto fa, insomma un mesetto fa circa, e che rimane uno dei punti di grande interesse. Lo stesso De Santis l'ha definita una trattativa complessa, perché lì si va a colpire un altro tipo di mercato che la Salernitana fino a qualche mese fa, insomma, ha visto col binocolo, per ovvie ragioni, sia per in manifesta, diciamo, inferiorità di chi gestiva probabilmente il mercato. Lo dico, mi assumo totalmente la responsabilità di quello che dico. Auguro le migliori fortune al prossimo direttore sportivo della Lazio, ma sicuramente, insomma, non è stato grande protagonista con la Salernitana. E poi perché obiettivamente i risultati erano completamente diversi e gli obiettivi erano completamente diversi da quelli che si sta ponendo ora la Salernitana e Iervolino, che non sono quelli perché ricordiamo Valencia 2000, Brereton 99, Brereton quindi... 99, Lovato 2000, Pirola 2001, cioè, 2001. Di prospetti proprio giovanissimi, non ci saranno solo loro. Non ci dimentichiamo di Boateng, il calciatore del Bodo, l'attaccante del Bodo già acquistato, che è un altro 2001, voglio dire. Quindi stiamo parlando di una squadra giovanissima, di grandi investimenti, su un'ossatura che l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno che non va dimenticato. Sicuramente non ci sono al momento gli stessi. Scusami se ti interrompo, sì. Volevo aggiungere alla nostra chiamata il nostro Francesco Romano. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Da esterno, sì, da esterno, grossi calibri. Ciao Diego. Da esterno. Buonasera a tutti. Ciao Fra. Ciao. Gigi, scusami, per concludere, sì. Quindi tutta questa intelaiatura che la Salernitana sta facendo, potrebbe inserirsi questo grosso nome che hai detto tu, nel senso, certo, nella platea di giovani un nome, diciamo, che richiami, anche perché poi ricordiamo che Iervolino viene da un mondo diverso da quello del calcio, quindi il richiamo per lui probabilmente è qualcosa che può portare altri introiti da altra parte, quindi il nome, l'idea di Iervolino è un'idea completamente diversa dal calcio che abbiamo sempre visto e che vediamo noi quotidianamente. Io ricordo l'entrata in Teichel alla conferenza stampa di presentazione, gli venne chiesto cosa pensa della Lega Calcio e una rissosa assemblea di condominio. Cioè, il biglietto da visita di Iervolino al mondo del calcio è stato dirompente. Si è aggiunta la storia delle commissioni, il divorzio con Sabatini, una rottura totale con l'idea di calcio che noi abbiamo abitualmente, quella in cui i procuratori fanno il bello e il cattivo tempo e decidono le sorti di questa o quella squadra a seconda di dove va o dove non va un calciatore o dove si guadagna di più o meno in termini di commissioni. Iervolino sta avendo ragione, bisogna dargliene atto sotto questo aspetto. Non sta pescando in Italia, va detto anche questo, perché se si tolgono Lovato e Pirola, la Salernitana sta trattando profili dall'estero. Un altro importantissimo è il turco Yazici del Lanz, che voglio dire è un giocatore fortissimo, una mezzala che insomma andrebbe veramente a far alzare. Era cercata da grosse squadre anche nelle scorse ed è un giocatore che è sul taccuino di De Santis, così come si parla anche di altri calciatori, dell'attaccante Dia del Villarreal, ma insomma siamo sempre su nomi
importanti che si potranno concretizzare solo con l'uscita di scena di almeno due calciatori extracomunitari che la Salernitana è in rotta, uno è Michael e l'altro probabilmente Simi, due giocatori che sono stati due investimenti, possiamo dirlo, diciamo probabilmente eccessivi rispetto alle, a ciò che si è ottenuto realmente. Michael, Simi addirittura solo un gol per poi andare al Parma, 6 milioni di euro per un giocatore che non ha dato nulla di fatto alla Salernitana, sono davvero, davvero troppi. Quindi sfoltendo la rosa la Salernitana potrà portare a termine quelle operazioni di cui parlavamo prima. Va bene, possiamo chiedere a Diego, a Francesco, a Nicola e anche a te a questo punto, Cavani alla Salernitana che cosa rappresenterebbe per la platea azzurra, cominciando da Francesco che vedo in collegamento. Cavani alla Salernitana che cosa rappresenta per il Francesco Romano tifoso? Io poi non ho mai avuto un'antipatia, diciamo, per la Salernitana, anzi semmai una simpatia, quindi Cavani alla Salernitana rappresenterebbe sicuramente un qualcosa di positivo da accogliere con simpatia, da accogliere con positività, anche perché un calciatore come Cavani, che è vero insomma che a fine carriera, ma come dire, porta dietro di sé un pedigree e una storia così importanti, e che non è un ex calciatore, perché Cavani è ancora forte. Certo, non è il Cavani che ricordiamo ai tempi di Mazzarri, il Cavani del Paris Saint-Germain, ma insomma non è un calciatore finito, e sono convinto che in Serie A avrebbe ancora tanto da dire e da esprimere. Per Salerno sarebbe una cosa pazzesca, perché se solo un anno fa avessimo fatto il nome di Cavani e lo avessimo accostato alla Salernitana, probabilmente qualcuno avrebbe riso, e invece oggi la Salernitana di Ervolino è una realtà che comunque si impone al grande calcio con un entusiasmo, con una freschezza, con una, anche con degli argomenti, diciamo, tecnici importanti, che non può che far piacere. Poi è chiaro che c'è il campanilismo, tutto il resto. Io non ho mai, diciamo, più di tanto seguito l'onda dell'odio diffusa soprattutto sponda Salerno verso Napoli. Non l'ho mai assecondata. Non è così però, perdonami. Non c'è nessun odio, perdonami. Gigi, non mi risulta. Ti posso raccontare di episodi che purtroppo hanno visto, diciamo, protagonisti anche dei colleghi che sono stati quest'anno, insomma, alla Rechi, e purtroppo non mi hanno raccontato di un bel clima. Poi io sono d'accordo con te che è una minoranza che magari rumorosa, che ovviamente fa notizia e fa scalpore, però per esempio ti posso garantire che quando nelle ultime partite la Salernitana era in lotta per la salvezza, io ovviamente conosco per la maggior parte tifosi napoletani, amici napoletani e colleghi napoletani, ti posso garantire che era un coro unanime di simpatia per la Salernitana, cioè tutti volevano che la Salernitana si salvasse. Poi insomma, lo scemo e lo stupido lo trovi dappertutto, sia da una frangia che dall'altra, insomma. Chiaro, ovviamente più è grande la barca, più i guai sono grandi, quindi Salerno è una piccola città. Esatto. Esatto. Come lo prenderesti tu, Diego? Diego, come la prenderesti questo Cavani in maglia diversa? No, ma voglio non dire, però, la questione di Cavani, perdonami, diciamolo subito, è una suggestione. Io non credo che sia il profilo che la Salernitana stia realmente puntando per completare lo scacchiere. Del resto ha già Boateng come altro attaccante, che diciamo che ha sostituito Djuric numericamente. Ora c'è Valencia, che è un ambidestro fortissimo, del quale sicuramente avremo
avremo notizie nel corso della stagione. Se dovesse arrivare Brereton Diaz, ripeto, De Sanctis è in Inghilterra questa sera, quindi credo che stia conducendo ulteriormente questa trattativa, che era complessa, lui lo ha detto, dal giorno in cui si è insediato alla Salernitana. Quindi non so fino a che punto Cavani possa davvero rappresentare un calciatore che possa arrivare alla Salernitana, perché andrebbe completamente a sconvolgere gli equilibri di una rosa dove c'è anche Ribéry, non ce lo dimentichiamo, che sta comunque facendo la preparazione pre-campionato e sta seguendo un protocollo di preparazione che secondo me gli consentirà comunque di giocare il campionato diversamente da quello che si è visto l'anno scorso. Cioè, con tutta la preparazione sicuramente potrà giocare un'ultima stagione, credo, della sua carriera ad altissimo livello. Quindi Cavani secondo me è più una suggestione. Se non dovessero venire fuori determinati profili, potrebbe essere la suggestione di fine calciomercato, perché non ci dimentichiamo che dovremo parlare per un mese e mezzo ancora di mercato abbondantemente. La Salernitana per esempio si sta muovendo bene, ricordo anche Domagoj Bradaric, il terzino sempre del Lens, che altro giocatore che sta trattando del Lille, pardon, che sta trattando la Salernitana, e anche Sambia del Montpellier, vincolato, esterno di destra ma anche centrocampista, cioè, con tutti i profili di medio-alto livello che se dovessero arrivare tutti alla Salernitana darebbero completamente un peso specifico diverso. E poi c'è, il turco del Lille pure, che credo che la Salernitana l'ho nominato all'inizio, che sarebbe la mezzala, la seconda punta, che darebbe completamente una svolta qualitativa a tutta la rosa della Salernitana. Ecco, a me per esempio dicono che la Salernitana è molto forte su questo calciatore, e dalle notizie insomma che ho potuto raccogliere nel mio piccolo, mi dicono anche che ci sarebbero non poche possibilità di conclusione felice dell'affare. Quindi c'è il problema degli extracomunitari da risolvere. Sì, quello. L'uscita di Mica e Lessini sarà. E Simi, è certo. Per far entrare Brereton Diaz e Iazzicci nel gruppo, laddove si dovessero concretizzare queste due trattative, mentre Sambia e Bradaric invece sono due calciatori comunitari, senza nessun problema insomma entrerebbero nell'otto della rosa grande. Diego, una cosa, perché adesso oltre a Cavani, che chiaramente come diceva Gigi è una suggestione, ci sono delle parole di Spalletti che un po' mi hanno incuriosito. Gli hanno fatto a Spalletti una domanda su Dybala e gli hanno chiesto: Dybala le piace come calciatore? E lui risponde: certo, Dybala piace a tanti perché ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra, è un giocatore che ha fantasia, estro, è un gran piede, batte benissimo i calci piazzati e fa gol. Proveremmo a farlo crescere di un po', è perfetto nel modo di essere un calciatore per una squadra forte. Perché si è sbilanciato così tanto? Mi viene da ridere, semplicemente perché ultimamente, no, ci sono tante dichiarazioni di Spalletti che fanno solo confusione. Adesso non da un'esperienza, ma da chiuso l'effetto di Dybala a Napoli già domani mattina. Dopo quello che sta dicendo, perché cioè, diciamo che è un endorsement pesante, cioè questo, o gli è scappato. O gli è scappato, ma gli è scappato anche che si incatenava e si dimettiva nel caso in cui Dybala se n'è andata, eh. Ha parlato anche di Politano, ha detto: io Politano l'anno scorso l'ho fatto giocare più di tutti, se va via per me è un dispiacere, è una decisione sua. Cioè comunque sta mettendo un po' di mani. Le parole della gente non è così, la gente dice che Spalletti ha messo alla porta Politano, quindi c'è tanta confusione in questo periodo di alto mercato, voi siete maestri su questo. Quindi com'è Francesco questa cosa di Politano? Che la gente dice che Spalletti lo voleva andare via e Spalletti adesso in conferenza stampa dice: ma io l'ho fatto giocare più di tutti Spalletti, fosse per me. È il gioco delle parti, Alessandro, anche perché considera che per Spalletti, diciamo, ammettere anche dialetticamente a mezzo stampa un mancato gradimento del calciatore Politano sarebbe un autogol per il club, perché ovviamente poi andare a mettere un calciatore inviso dall'allenatore ti mette in una posizione contrattuale
di debolezza. Quindi, però io credo che parlino i fatti, poi Diego lo sa benissimo, cioè io credo che parlino i fatti. Basta guardare il minutaggio di Politano nell'ultima stagione per capire come e quanto Spalletti lo tenga in considerazione. Io credo che non ci ha giocato tantissimo Politano. Ha giocato tanto perché Lozano ha avuto due fasi in cui è stato a lungo fuori, quindi essendo l'alternativa, la prima alternativa a Irving Lozano, è chiaro che avevi Politano, dovevi far giocare Politano, ma quando Lozano è stato come dire a disposizione, se andate a guardare, Politano è sempre partito dalla panchina. Questo ti fa capire comunque anche nei discorsi che Spalletti ha fatto a livello tecnico-tattico più generali, guardate che lui parla sempre di calciatori di gamba, calciatori fisici, calciatori atletici, cioè noi ci dobbiamo rendere conto che il Napoli sta cambiando pelle dal punto di vista tattico e anche dal punto, diciamo, dal modo di stare in campo, nel modo di stare in campo. Cioè il Napoli sta facendo una metamorfosi vera e propria che lo porterà a proporre un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Sarà un Napoli più verticale, più fisico, più atletico, sarà un Napoli più meno dedito al palleggio e allo specchiarsi e più diretto verso la porta, magari anche per sfruttare l'arma Osimhen. Io volevo rispetto al tema della polemica, no? Volevo aprire una parentesi, visto che oggi con le ospite vostre la platea è enorme. Quello che diceva prima anche la mia Gigi, che quando riguarda la tifoseria, io credo che bene anche lo sportò per tutto, no? Perché è il bello anche del calcio, che poi resta importante lo sportò, perché alla fine, diciamo, le uniche due squadre barra tre comunque della campagna che abbiamo bisogno forse a volte anche di fare gruppo, no? Perché è vero che Napoli, sai, non c'è niente, no? Alex dovrebbe confermare che Roma è Napoli, però diciamo che le due queste società in campagna, che sono soltanto il nostro campanilismo è un po' più, sai, allora, è un altro livello, no? Il vostro, però che stanno avanti, no? Perché io ammiro tantissimo i tifosi della Roma, che stanno soprattutto, ragazzi, in Italia, in trasferta, cioè hanno fatto parte dell'altro mondo. Me lo dici. Complimenti a loro. Io vi sento malissimo. Sento malissimo Diego e sento un sacco di rumori di fondo da Francesco. Vi voglio dire una cosa. Ho riascoltato le parole di Spalletti su Dybala. L'ho riascoltata adesso a viva voce. E vi dico che la domanda era fatta da un ragazzino, quindi la risposta di Spalletti secondo me è stata leggermente forzata anche dall'autore della domanda. Alessandro, scusami se ti interrompo in maniera così a gamba tesa, ma è chiaro che il contesto fa tutto. Cioè, se un tifoso o un ragazzino nella fattispecie mi fa una domanda su un calciatore, è chiaro che è diverso che se quella domanda me la pone un giornalista o comunque un addetto ai lavori. Le parole di Spalletti sono le parole di qualsiasi allenatore, di qualsiasi calciatore si approcci ad un piccolo tifoso che ha ancora una visione del calcio romantica, poetica, fanciullesca. Quindi estrapolare, io non sono tanto per l'estrapolare delle frasi dette così a un passante. Non voglio ascoltare di voce proprio per questo motivo, perché un conto certo, sono le riprese e messe su carta, un conto è sentire la parola dell'allenatore nel contesto, nella domanda e nel tipo di risposta, anche il tono. Quindi per questo... se poi mi chiedi se in qualche modo io possa vedere o immaginare un'operazione di Dybala al Napoli, ti posso dire sì, la immagino perché
il Napoli si trova in una situazione anche ambientale particolare. Nel momento in cui tu lasci andare via quattro senatori, quattro top di quella che è stata la tua squadra, quattro che hanno scritto la storia recente della tua squadra, e quindi tu come club, come società, hai bisogno un tantino anche di calmierare l'agitazione della piazza e puoi pensare a Dybala. Ci puoi pensare perché te lo puoi permettere in primis, ci puoi pensare perché hai un monte ingaggi dimagrito di circa 40 milioni di euro lordi, e ci puoi pensare perché paradossalmente in questo momento opzioni alternative al Napoli, almeno in Italia, tranne l'Inter, non ce ne sono concrete. Sì, fino a che non esce Zaniolo, mi pare chiaro, no? Ma anche quando esce Zaniolo, perché comunque sia la Roma, che io sappia, ha altri due obiettivi molto forti, comunque non può offrire una ribalta che ha Dybala, a cui Dybala tiene molto, che è la Champions. E quindi Dybala sarebbe il nome che in qualche modo va a scompaginare anche il clima che si è creato attorno al Napoli, che è un clima vicinissimo, ci siamo veramente vicini alla contestazione. Grazie Fra, che mi dicono che sei reclamato lì nella tua zona. Ringrazio voi e buon proseguimento, un abbraccio a tutti. Ciao Fra, grazie. Ciao Francesco, buona serata. Fabrizio, io volevo chiedere una cosa a Gigi, che diciamo poi tocca un po' tutte le squadre, perché la Salernitana ha cominciato per mezzo del suo presidente, del suo patron, una battaglia che la possiamo definire campale contro le commissioni ai procuratori, gli agenti, sì. E poi Gigi mi verrà in soccorso con la cronistoria un po' della storia tra Sabatini e Iervolino. La domanda che poi rivolgo a Gigi, ma anche a tutti gli altri ospiti, è questa: la strada intrapresa da Iervolino, quindi questa lotta alle commissioni così pesanti che abbiamo visto, che poi toccano quasi tutte le trattative, soprattutto quella con giocatori che vengono senza contratto, è stata seguita da altre società, sarà seguita da altre società, o Iervolino ha la paura di restare solo, o non ha questa paura, Gigi? E poi tutti allora, gli io altri... credo che non abbia paura, perché insomma è una persona di estrema concretezza, ma è soprattutto una persona estremamente scaltra. Un suo caro amico, che è anche mio caro amico, il giorno del suo insediamento, della sua ufficializzazione quale nuovo proprietario della Salernitana, mi disse che Iervolino era un suo concittadino, praticamente un uomo estremamente intelligente, estremamente fortunato, seduto su una montagna di soldi. Questa era la sua, diciamo, il suo racconto di Iervolino. Io anzitutto riconosco in lui la grande scaltrezza, il suo essere un rivoluzionario. Quello che ha fatto nei primi mesi è emblematico. C'è stata un'apparente frenata nelle sue azioni, che è quella dovuta al divorzio con Sabatini, un divorzio traumatico, anche perché divorzi non traumatici non esistono. Credo che la questione delle commissioni gonfiate, perché non si parla di non attribuire commissioni ai procuratori, che altrimenti sarebbe qualcosa di illegale, si parla di commissioni eccessive, addirittura superiori all'ingaggio del calciatore, quelle che insomma sono state contestate da Iervolino a Sabatini, nello specifico per quanto riguardava Lassana Koulibaly, calciatore che poi ha firmato il prolungamento del contratto con la Salernitana alle condizioni volute dalla Salernitana. Quindi vuol dire che si è trovato un punto d'accordo, un punto d'incontro tra le parti. Dunque io credo che Iervolino non abbia paura di intraprendere questa lotta, che poi del resto è semplicemente anticipatoria di ciò che accadrà di qui a un anno, perché la FIFA ha imposto il blocco alle commissioni eccessive da parte dei procuratori. Quindi ciò che ora sta facendo la Salernitana dall'anno prossimo sarà... sarà, diciamo, routine per tutte le squadre
le società di calcio anche in Italia. È sicuramente una battaglia non facile, lo dimostra il tipo di mercato che sta conducendo la Salernitana, un mercato dove hai difficoltà a proporre il rinnovo a Milan Djuric alle condizioni che indichi tu. Il mio ritorno. Aspetta un attimo, vediamo un attimo il ritorno di tutti praticamente. Dicevo comunque. Cerco di andare avanti. Facciamo una cosa, disattiviamo un attimo l'audio delle persone che non parlano. Vediamo se riusciamo a risolvere la situazione. Vediamo un po' adesso. Ecco. Ok, prova ora. Riesco ad andare. Allora, dicevo, è un mercato dove la Salernitana ha difficoltà a proporre il rinnovo a Milan Djuric. Milan Djuric che poi va al Verona e firma un contratto anche abbastanza importante, se rapportato all'età e al rendimento numerico di un centravanti. Attenzione. Bonazzoli, altro giocatore che è stato alla Salernitana e che è risultato essere il capocannoniere della Salernitana della scorsa stagione, continua con un tira e molla nonostante una proposta contrattuale importante fatta dalla Salernitana, perché parliamo di 1,5 milioni a stagione per 4 anni, oltre i 4,5 milioni che la Salernitana dovrebbe investire nel calciatore per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dalla Sampdoria. Quindi parliamo all'ordo di una cifra intorno ai 20-21 milioni di euro tra ingaggio e spesa per l'acquisto del cartellino. Queste problematiche non si prefigurano e non emergono nelle trattative che la Salernitana sta conducendo all'estero, dove noi ci stiamo mettendo del nostro come stampa, perché stanno venendo fuori un po' da parte di tutti noi le notizie. Quasi, De Santis è quasi disperato, perché noi riusciamo ad anticipare ogni mossa che il direttore sta facendo in questo mercato all'estero, però devo dire che di contro si sta muovendo con maggiore tranquillità e quindi è evidente che un po' di difficoltà ci sia sul mercato italiano per la battaglia condotta da Iervolino. Utilizzo, e poi concludo, lascio la parola a voi su questo tema, una frase del procuratore di Arnautovic che credo sia emblematica, ed è una frase del 4 giugno, se non erro, poiché Arnautovic era stato dato per vicino alla Salernitana. Ebbene, il procuratore di Arnautovic disse: beh, se ci fosse stato Sabatini, probabilmente Arnautovic sarebbe arrivato alla Salernitana. Allora, una frase del genere, fermo restando che io ho una stima gigantesca, sesquipedale, per Walter Sabatini, che ritengo il guru dei direttori sportivi italiani attualmente in attività, ma una frase del genere ti fa comprendere che indubbiamente tra i dirigenti italiani e i procuratori italiani c'è un fil rouge pericolosissimo per le società che va combattuto, probabilmente smussando un po' certe angolosità da una parte e dall'altra, ma va combattuto. A proposito di questo, sei tu allora. La colpa è tua. Sono io. Di Fabrizio. Aspetta. No, ho bloccato, ho tolto l'audio a Nicola e a Diego e funziona, cioè si sente adesso bene. Va bene, allora è uno di loro due. Vai Fabio, fai la domanda a Nicola e a Diego su questo. Volevo chiedere a Nicola. Diego, ragazzi. Prova a mettere bravissimo. Ok, partiamo da Nicola, poi riprendiamo Diego. Sì, Fabio, Iervolino quando si è insediato alla presidenza della Salernitana ha detto che lui è un grande amico, tra virgolette, di De Laurentiis e ammira molto il suo modo di vivere il calcio, di stare nel calcio. Ecco, volevo chiedere a Nicola in particolare e a Diego che ora non c'è,
secondo voi sta seguendo l'esempio di De Laurentiis? Vuole fare una politica nuova tutta sua? Come la vedete questa, questo suo insediamento nel mondo del calcio, queste similitudini che ci sono? Perché De Laurentiis è uno che ha criticato il mondo degli agenti, la FIFA, la UEFA, a tutto spiano. Non sei risparmiato. Meno. Allora, con riferimento alle commissioni, sicuramente De Laurentiis è dello stesso pensiero di Iervolino, perché già io ricordo un affare che era praticamente fatto, ma è saltato per delle commissioni super onerose richieste dagli agenti di Pepe, che addirittura arrivarono a Di Mario in elicottero per andare a trattare questa situazione, perché poi l'accordo con il Lille era praticamente cosa fatta, gli agenti hanno deciso di trasferire poi il giocatore all'Arsenal perché offrivano più commissioni. Quindi secondo il mio punto di vista, ma penso che ormai sia chiaro a tutti, almeno questo sì, fortunatamente su questo 80 milioni che non sono andati persi, li abbiamo reinvestiti poi l'anno dopo. La cosa importante è che da capire, che ormai è chiaro a tutti, è che i giocatori sono un po' schiavi da parte degli agenti. Perché? Perché io ho avuto la possibilità di parlare anche con il papà di Insigne in un bar, e ovviamente pure per difendere la scelta che aveva fatto il figlio di non essere più parte del progetto Napoli, ha detto che sostanzialmente era stato l'agente Pisacane quasi ad imporgli un po' con la scelta di andare a Toronto, e lui col tempo si è deciso, anche perché voglio ricordare che più volte lo stesso agente di Insigne è stato a Toronto anche per investimenti in immobili che potevano fargli fruttare. Quindi il fatto che De Laurentiis sia sulla stessa linea di Iervolino è una cosa che è già risaputa. Io penso che però il modo di operare di Iervolino sia un po' più evoluto rispetto a De Laurentiis, anche se il modo di comportarsi penso sia lo stesso. Io ricordo, posso paragonare il divorzio che c'è stato tra Iervolino e Sabatini un poco al divorzio che ci fu all'epoca tra Marino e De Laurentiis, seppur per motivi differenti, ma comunque ci sono stati dissidi interni che hanno visto il presidente voler prevalere su alcune scelte societarie che erano scelte di campo. La stessa cosa penso sia successa, poi Gigi potrà confermare, tra Sabatini e Iervolino. Io poi, indipendentemente da tutto questo, volevo fare una domanda già prima a Gigi su un giocatore che è stato determinante per la Salernitana nella seconda parte di stagione, che però non sento più citare neppure in ottica ritorno, che è Simone Verdi, perché secondo me è stato un giocatore che ha svoltato praticamente dalla metà campo in su la stagione la seconda parte di stagione della Salernitana, e ha dato quel plus in più in zona offensiva che mancava, perché è un giocatore che riusciva a costruire occasioni offensive così come da fermo, ma anche diciamo nel corso di un'azione che sia di contropiede o un'azione costruita. Mi hai rubato la domanda per Gigi. Allora, guarda, ti ringrazio perché è una domanda importante, perché Simone Verdi è un giocatore che ha lasciato anche un pezzo di cuore a Salerno, e i salernitani poi sotto questo aspetto sono un pubblico e un popolo particolare, nel senso che ci mettono poco ad innamorarsi, giustamente devo dire, anche di un ragazzo che ha dato tantissimo alla Salernitana. Perché col gol a Udine Gigi firma un pezzo di salvezza, il gol a Udine. Novantesimo passato. Udine, poi. Il rigore con il Cagliari, la doppietta con lo Spezia, sono tutte cose che non vanno dimenticate. È pur vero che ha alternato partite di altissimo livello ad altre dove è scomparso totalmente, soffrendo però, credo, soprattutto alcune scelte di tipo tattico da parte di Nicola, perché quando l'allenatore ha voluto provare ad utilizzarlo in posizioni diverse da quelle in cui ha reso veramente alla grande, da esterno per esempio di centrocampo, in un centrocampo a quattro, ha perso clamorosamente la bussola, ma perché non sono le sue caratteristiche, e quindi parliamo di un giocatore che non è adatto a fare quel tipo di gioco. Stesso errore commesso nell'ultima di stagione con l'Udinese, attenzione. Nelle partite in cui invece è stato utilizzato, impiegato o da sottopunta, come viene detto, in modo, mi fa venire la pelle d'oca questo tipo di servo, però adesso si utilizza, o da esterno d'attacco, allora insomma ha dato veramente un
contributo fondamentale. Purtroppo si scontra questa, anche credo la volontà del calciatore di venire a Salerno, perché ha trovato sicuramente un clima tutt'altro che ostile nei suoi confronti. Insomma, c'è stata un grande affiatamento tra il pubblico, il popolo salernitano e Simone Verdi, ma ci sono delle problematiche da affrontare sulla gestione contrattuale del calciatore, e anche in questo caso entra in gioco Urbano Cairo e la sua volontà di monetizzare al massimo quella che sarebbe in ogni caso una forte minusvalenza per il Torino, perché per Verdi credo che il Toro abbia speso 25 milioni di euro a suo tempo, ed oggi si parla di una cessione a titolo definitivo al di sotto dei 5 milioni di euro, quindi parliamo di 20-21 milioni in meno. Insomma, sono tanti soldi in meno, e quindi bisogna trovare un punto d'incontro sotto questo aspetto. Io credo che a far venire Verdi a Salerno non ci vorrebbe nulla, ma credo che sia molto 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 difficile che Verdi ritorni a Salerno, proprio per tutta questa serie di problematiche esterne al rapporto tra il calciatore e la società granata. Anche perché secondo me poi in un contesto in cui la Salernitana sta cercando di ricostruire una squadra partendo dalle basi solide che poi ha costruito già Sabatini a gennaio scorso, avere la figura di Verdi, che può essere l'uomo più rappresentativo della seconda parte di stagione della Salernitana per tutte... Insieme a Fazio, Fazio non va dimenticato, attenzione. Fazio ha fatto una seconda parte di sua parentesi alla Salernitana mostruosa, veramente veramente impressionante. Io non so bene, perché poi non l'ho seguita tantissimo la Salernitana, io mi stavo riferendo io devo dire, sono d'accordo con Gigi sotto questo profilo, perché lui è arrivato probabilmente con un filo di ruggine addosso, non vedeva il campo. Per la lunga inattività ha preso in mano le redini della difesa, diciamo che aiutato anche da un contesto poi ambientale che ha aiutato la squadra a dare qualcosa in più di quello che forse anche aveva, perché giocatori come Ranieri, che venivano da stagioni non brillantissime, hanno disputato un finale di stagione tutto cuore e sacrificio, quindi voglio dire, probabilmente poi l'ambiente dà quel qualcosa in più che ti fa dare il 110 su 100 che hanno contribuito poi alla salvezza. Volevo chiedere una cosa a Diego, rubo la domanda a Fabrizio che l'avevamo concordata. Sì. Sul Napoli, stanno seguendo Napoli, Lazio, anche la Salernitana stessa, diciamo... movimento in sede di Lega Calcio abbastanza trainante rispetto alle altre società. Si sono schierate apertamente in contrapposizione con la federazione, con Gravina, anche il ricorso all'indice di liquidità che portava l'iscrizione al campionato porta la firma di Lotito e De Laurentiis. Questa situazione temi che possa avere delle ripercussioni, o è una cosa che andava fatta perché serve mettere mano a queste situazioni? Ma se mi parli giusto della doppia proprietà, praticamente impossibile, no? Che ci sia anche in quella, che poi diciamo si rilega molto con il discorso per Gigi, che ne viene fuori diciamo da una battaglia lunga, non so quanti anni, no Gigi? Io credo che Lotito, come De Laurentiis, come Iervolino adesso, non parlano così per parlare, quindi c'è sicuramente bisogno di un cambiamento, no? Secondo me anche proprio il Lega, c'è bisogno, ragazzi, di cambiare qualcosa. Ormai il calcio italiano è diventato statico, ormai anche i più grandi campioni, adesso prima il campione italiano vado a giocare in Serie A, ora sembra che arrivino tutti verso la fine carriera, perché non c'è più quello stimolo, quella partecipazione su tutto, quindi è bene che ci sia un cambiamento. Lotito e De Laurentiis sono io li metto a braccetto, no? Sembrano un po' Totò e Peppino, se vogliamo portarla così, perché viaggiano proprio bene insieme, quindi io credo che qualcosa faranno. Lotito mi sembra più Aldo Fabrizi che Peppino del Ministro. e anche sul discorso della multiproprietà, ti faccio vedere che lì
qualcosa cambierà, perché difficilmente anche il signor De Laurentiis lascerà entrambe le società. Là c'è tutto un discorso dietro che poi potremmo approfondire qualche altra volta. Credo però, che ci sia una però cosa, Gigi, poi Gigi l'ha vissuta un po' in prima persona questa situazione della doppia proprietà, no? Un po' probabilmente è una battaglia che le tifoserie portano avanti, perché noi parliamo da tifoserie Lazio e Napoli, che erano, diciamo, le società trainanti delle altre società. Io penso che nei panni di un tifoso della Salernitana, di un tifoso del Bari, sapere di essere satellite, tra virgolette, consentitemi il termine, di un'altra società, è una cosa talmente svilente che per un tifoso è quasi una coltellata ogni parola che viene detta. È qualcosa di vergognoso, ed è una metastasi del sistema calcio italiano che mi auguro seriamente che venga estirpata definitivamente, e senza il ricorso a mezzucci e a tarantelle che già sto leggendo e che insomma mi fanno venire i brividi, non tanto per i ragazzi della Bari, insomma, che obiettivamente rischiano di subire la stessa mala sorte che ha subito il popolo salernitano, e che vi posso assicurare è qualcosa di devastante. Ma penso anche al Mantova col Verona, attenzione, anche se stiamo parlando di in questo momento di livelli calcistici totalmente diversi. La multiproprietà è una porcata senza se e senza ma, è una porcata inaudita, che insomma è stata combattuta dal pubblico salernitano con una dignità incredibile. Chi ha seguito la mia pagina nella parte finale della gestione del trust sa che io ho scritto anche una lettera a Gravina, che poi è arrivata al Corriere della Sera, è stata pubblicata, io ho raccolto delle firme, oltre 1000 firme reali, non inventate, insomma, che sono finite sul tavolo del presidente della Lega e del presidente della Federcalcio, perché il pubblico salernitano davvero avrebbe preferito scomparire dal professionismo un'altra volta piuttosto che subire la vergogna che è stata subita nei 6 mesi della prima parte del campionato. Ma il calcio e la divina Eupalla sono grandi, perché ti regalano delle perle incredibili. Io vi invito a riflettere su questa piccola cosa. Sapete che c'è la famosa plusvalenza di Akpak Pro, che insomma, ci stavo arrivando io, perché poi la cosa non è univoca per la Salernitana, perché quello poi voglio dire, il calcio, la divina Eupalla, come diceva Gianni Brera, è qualcosa di insomma, prima o poi ti colpisce. Allora, pensare che la Salernitana avrebbe incassato, perché questo c'è scritto sul bilancio, attenzione, avrebbe incassato i famosi 12 milioni di euro circa di plusvalenza di Akpak Pro se avesse ottenuto un punto nei successivi 4 campionati di calcio. Un punto. Questo ti fa capire che probabilmente i piani sulla Salernitana da parte dei signori ex proprietari e gestori della Salernitana forse erano un tantino diversi da quelli di far proseguire la vita sportiva della Salernitana, perché se tu prevedi a bilancio che la Salernitana incasserà la plusvalenza all'ottenimento di un punto nelle successive 4 stagioni, vuol dire che tu il punto non glielo vuoi far ottenere alla Salernitana nelle successive 4 stagioni, e invece il punto lo hai ottenuto, e quindi la plusvalenza si dovrà riscattare e dovranno arrivare questi soldini nelle casse della Salernitana, e la Lazio dovrà versarli, non so in quante soluzioni, non so come, non so quando, ma dovrà versarli alla Salernitana. Ed io non vedo l'ora di vedere a bilancio questi soldini che escono dalla SS Lazio SPA e vanno nelle casse della Salernitana, che non ha più alcun vincolo con la casa madre, come la chiamava il signore di Amatrice. Guarda, io ti dico una cosa, avendola vissuta dall'altra parte, perché qua si fa sempre una distinzione, no? Tra Lotito e Simpersona con la Lazio. Chiaramente la Lazio in questa situazione, intesa la Lazio intesa come tifoseria, è parte lesa, certo, come la tifoseria della Salernitana, perché
quello che hai detto tu è esatto, questi 12 milioni usciranno dalle casse della Lazio per andare nelle casse della Salernitana e quindi non consentiranno probabilmente alcune operazioni alla Lazio. Io però quello che ti voglio chiedere, ed è una cosa che mi frulla da parecchio tempo, un personaggio come Lotito, quindi un personaggio scaltro, quasi diabolico nel suo perseguire i risultati anche a costo di andare a levarsi un qualcosa di suo per ottenere quel risultato, com'è possibile che abbia perso la Salernitana, quindi una società che ha preso in Serie D, ha portato fino in Serie A, che lui valutava tra i 30 e i 40 milioni solo a quella cifra? Com'è possibile che un personaggio così scaltro negli affari si sia fatto togliere dal portafoglio 25-30 milioni? Questo io devo arrivare a capire. Ci sarebbe molto altro da dire, perché il sottoscritto insieme alle bombe di Vlad ha parlato anche di altre questioni. Non ci dimentichiamo di ciò che è successo a giugno, quando la Salernitana era di fatto stata già venduta, salvo poi tornare indietro. Lo titolo, guarda, io e te su questa barca siamo vicini, uno su a poppa e uno a prua, perché scrissi io quell'articolo di cui stiamo parlando. E ricevevo, voglio dire, sappiamo molto bene come sono andate le cose. Io non dimentico e credo che neanche il pubblico abbia dimenticato. C'è ancora chi fa ironia su queste cose, ma non è un problema. L'ironia è come, diciamo, è come il jazz, piace solo a chi la fa, e quindi è normale, anche se il jazz è come un'altra cosa, ma anche se non siamo in fascia protetta, anche quella piace solo a chi la fa, quindi lasciamo stare. Dicevo, quindi è inspiegabile tutto quello che ha fatto. Sicuramente Lotito è mal consigliato da qualcuno, è stato mal consigliato sulla questione salernitana, e penso che non si debba andare troppo lontano per cercare il consigliere negativo della questione salernitana. Lui era troppo sicuro di fare quello che voleva, soprattutto il consigliere, era troppo sicuro di fare il bello e cattivo tempo della Salernitana e con la Salernitana, e gli è andata male. Gli è andata male perché a un certo punto i trustee, ovvero i due amministratori di fatto del Trust Salernitana 2021, hanno compreso che non si poteva andare avanti con una pantomima che avrebbe portato la Salernitana all'esclusione dal campionato, perché non ci sarebbe stata alcuna proroga per la Salernitana, come pensava il signore di Amatrice e il suo consigliere. Il turista svedese non lo nomino neanche, sarebbe il terzo incomodo, quello che non sapeva mai niente della Salernitana, era socio ma non sapeva nulla, stava lì, guardava, sorrideva. Comunque dicevo, qualcosa è andato storto, perché i trustee hanno capito che avrebbero dovuto vendere, hanno venduto, avevano le spalle coperte, e credo che il signore di Amatrice abbia fatto un po' come Cairo con Belotti. Ne voleva 60, ne voleva 70 miliardi, 70 milioni, e si è trovato con 17 milioni. Questo è. Sì, purtroppo, no, probabilmente è così. La mia conoscenza del personaggio mi porta a dire che non è tutto così lineare come sembra, perché veramente... questo è poco ma sicuro, perdonami, perché una persona che la sera prima va dal professor Vaccarella e chiude, facciamo anche i nomi, non mi interessa, voglio dire, ormai siamo arrivati alla fine di questa storia, stipula un accordo e il giorno dopo a casa sua richiama tutti frettolosamente perché bisognava rivedere l'accordo, e ritorna indietro e dice che... Ma questa che tu racconti è una cosa che per chi è tifoso della Lazio è una storia che si ripete continuamente in ogni trattativa di mercato. È sconcertante. Quindi voglio dire, di che cosa vogliamo parlare? Fortunatamente la Salernitana ha avuto un angelo custode, ma quello vero, non l'angelo che c'era prima, quello tutto era tranne che un custode. Vero angelo custode è Iervolino, e grazie al cielo, insomma, la vita della Salernitana è svoltata clamorosamente. Tocchiamo l'ultimo punto di questa diretta bella lunga. Abbiamo parlato del Napoli. Rubinato, avrebbe detto Sabatini, perché siamo a 1:24. Mi avevate detto che era più breve la diretta. Ci siamo un po' dilungati. Fatti prendere la mano. Abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato abbondantemente della Salernitana, del mercato di queste due squadre. Ora
Alessandro e Nicola con Diego appunto, sì, ci illustreranno quello che è un po' il mercato delle altre. Ale, se vuoi cominciare con quello della Lazio, poi guarda, la faccio una cosa rapidissima sulla Lazio, perché oggi è stata una giornata importante per la Lazio. C'è stato l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Alessio Romagnoli in maglia biancoceleste. È un affare che è andato molto per le lunghe, come di prassi, con intoppi, ripartenze. Sono molto orgoglioso, permettimi il termine, di aver dato proprio in una diretta con voi. Non ero in diretta con voi, ma ho dato a voi la notizia la scorsa settimana del nuovo incontro tra l'Odito e l'entourage di Romagnoli per far ripartire una trattativa che si era fermata. Io l'ho chiamato uno spiraglio per un nuovo avvio per l'affare. Le cose poi sono andate bene. Il merito di questa trattativa va molto dato al giocatore, che ha voluto fortissimamente venire alla Lazio, perché era la chiusura per lui di un cerchio, tifoso della Lazio da bambino. Sì. Vestire la maglia della Lazio e la maglia numero 13 che indosserà, che era quella del suo idolo Alessandro Nesta. Esatto. Nella giornata odierna c'è stato l'annuncio del difensore del Real Madrid, Gila, che era stato fermato nelle prime visite mediche dal Covid, ha fatto le visite mediche, sono andate bene, è stato annunciato. Visite mediche anche per il portiere Maximiano del Granada, che probabilmente sarà annunciato domani e arriverà a Oronzo. È in chiusura l'affare Provedel, che sarà il secondo portiere della Lazio. Secondo me è un buon affare, potrebbe essere un upgrade per la porta della Lazio rispetto allo scorso anno. Due portieri giovani, soprattutto Maximiano, che ha ben fatto in Liga lo scorso anno. Adesso Provedel è perfetto per Sarri come portiere. Molto buono, esattamente, molto buono con i piedi. La Lazio ha avuto stranamente nel mercato quello che ha chiesto l'allenatore. L'allenatore aveva chiesto due difensori, ne sono arrivati addirittura tre, senza l'uscita di Acerbi, che ricordiamo in contestazione con la tifoseria, e probabilmente potrebbe essere ceduto. Juventus, Inter, Monza, Milan sono, diciamo, la platea che si interessa al giocatore. Adesso ci sarà, da qui ad agosto, il tormentone Milinkovic, Savic, Luis Alberto. Potrebbero uscire. Isai non lo vendono neanche se, secondo me, se lo regalano, perché Isai l'anno scorso è stato dato un contratto da 2 milioni e mezzo all'anno, che francamente, viste le prestazioni del giocatore, vi devo dare ragione quando mi dicevate vedrai, me lo ricordo quello che mi dissi, Diego, a Castel di Sancro, vedrai, sai, avevi ragione. Quindi ci sarà adesso tutto i restanti mesi per vedere come si panerà il fronte cessioni. Rimane in sospeso un vice Immobile, qualora Murichi, che era stato ceduto al Bruges, visite mediche secondo il Bruges non andate a buon fine. Non era vero, perché il giocatore ha fatto le visite mediche in Italia, le visite mediche sono andate bene, probabilmente il Bruges si era reso conto che 11 milioni per Murici erano molti, ha fatto un passo indietro. Se Murici dovesse uscire, Lazio potrebbe aprire il fronte per un altro acquisto in attacco. Se no, Sarri ha ottenuto quello che voleva, probabilmente quest'anno la squadra potrebbe partire in maniera migliore, ci si potrebbe divertire già dall'inizio. Nico, chiudiamo con le milanesi e la Roma di un Mourinho che pare che sia leggermente scontento. Cosa ci sai dire? Allora, innanzitutto volevo un attimo collegarmi a quello che aveva detto Alex su Luis Alberto, perché noi abbiamo provato poi a metterci in contatto sia io che lui con la gente, scarsi risultati, perché abbiamo stalkerizzato le linee spagnole in lungo e largo. Nonostante abbia pure visualizzato tutti i messaggi che gli ho mandato, ma purtroppo né una telefonata né il messaggio è riuscito a rispondere. Comunque, indipendentemente da questo, sponda Roma,
Oggi il Corriere dello Sport ha aperto con una frase di Mourinho che, diciamo, è un po' contrariato al momento del mercato che ha fatto la Roma, perché ci si aspettava il grande nome che al momento non è arrivato. Si parla soprattutto della cessione di Zaniolo in ottica Juve, che potrebbe sbloccarsi appena arriveranno i soldi della cessione di De Ligt. Quindi un po' il mercato delle società italiane potrebbe partire dalla stessa cessione di De Ligt, perché io nella penultima puntata che abbiamo fatto ho ipotizzato una possibile catena di acquisti e cessioni che potranno scaturire dalla cessione di De Ligt. Immaginiamo che dalla cessione di De Ligt possano arrivare i soldi per l'acquisto di Zaniolo. Zaniolo a quel punto la Roma lo dovrà sostituire. Il nome principale che la Roma stava trattando era Guedes del Valencia, di conseguenza il Valencia avrebbe un bottino di soldi adeguato per provare ad investire i soldi nei confronti del Napoli, per provare a prendere Politano. Ma secondo voi, no? Secondo te, secondo Gigi, secondo Diego, le quotazioni di De Ligt e di Zaniolo, quindi 70-80 milioni di De Ligt, 50 milioni di Zaniolo, sono quotazioni che realmente valgono i giocatori, o sono quotazioni? Perché secondo me, e questo è un mio parere e me ne prendo responsabilità, 50 milioni per un giocatore che fa due gol in Serie A, due assist, ha fatto sì il gol decisivo per la finale di Conference, sono una cifra molto alta, e posso capire di più la quotazione di De Ligt, che è molto giovane, già con tanta esperienza. Secondo voi, prima di chiudere Nicola con le altre adattative, sono le quotazioni giuste per questi due giocatori? Sono quotazioni frutte del mercato attuale, del calcio attuale che si sta venendo, perché c'è un pre-trattativa Neymar e un post-trattativa Neymar che l'ha portato a Parigi. Secondo il mio punto di vista, dopo il passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain hanno iniziato a esserci quotazioni di mercato che sono assolutamente non congrue per poi la qualità dei giocatori, perché ciò non significa che siano giocatori scarsi. Se De Ligt può valere un prezzo elevato perché già ha giocato determinate partite di Champions League, è un giocatore integro fisicamente, è giovanissimo, Zaniolo bisogna prendere in considerazione anche che ha avuto due rotture di crociati, quindi il prezzo che fa la Roma è un prezzo forte della volontà del giocatore di voler andare via, e quindi un poco pure per mettere qualche paletto tra la cessione del giocatore e la Juventus, che solitamente per acquistare giocatori a cifre elevate tende più che altro, vedi Locatelli, vedi Chiesa, a fare delle trattative con pagamenti dilazionati e prestiti nel corso degli anni. Quindi secondo il mio punto di vista, se per De Ligt potrebbe essere giusta la quotazione, per Zaniolo io la ritengo eccessivamente elevata. Io sono molto più rapido nella lettura. Oggi le cifre di valutazione di qualsiasi calciatore sono frutto dei reciproci piaceri, fra virgolette, che le varie società si fanno sul piano delle plusvalenze e delle minusvalenze. Se c'è oggi uno Iervolino, parlando di Salernitana, che immette denaro fresco, denaro reale nel calcio italiano, di contro c'è una bolla speculativa nella quale navigano calciatori e società, dove di soldi veri, insomma, se ne vedono ben pochi. Io ti do 50 milioni in 4 anni, tu mi dai 4 calciatori dilazionati negli anni che ammortizzano parzialmente questi 50 milioni. Quindi credo che le cifre che noi vediamo alla fine per quanto riguarda le operazioni tra le singole società siano cifre virtuali. I soldi veri che girano sono quelli degli ingaggi dei calciatori e non quelli delle cifre con le quali, attraverso le quali si acquisiscono le prestazioni degli stessi. Quindi diciamo le trattative tra le società. Probabilmente il vero problema è questo. Io penso che la trattativa poi emblematica che abbia evidenziato una quotazione fuori mercato e l'introduzione di calciatori che servono a comparare l'esborso eccessivo è appunto la trattativa Osimhen, perché un giocatore che viene pagato 80 milioni entro il 31 gennaio per mettere a posto i conti del Lille e poi
far rientrare i 20 milioni, che poi il prezzo del calciatore era circa di 60, i 20 milioni ripartiti su tre giocatori della primavera e Karnesis, che era il terzo portiere quotato 5 milioni, allora questo ti dà un po' l'immagine di come il calcio moderno stia affondando in cifre che sono del tutto fittizie. Diego? Sì, la penso praticamente come Gigi, perché è vero, oggi ormai i prezzi sono, non lo so, fatemi passare il termine, avete inventato, no? Perché Zaniolo era a 50 milioni per un giocatore fragilissimo, che come diceva Alex prima, no? Ha fatto due gol e due assist in Serie A, almeno per lo scorso campionato, diciamo, di chi assurde. Non voglio essere un uccello del malaugurio per gli amici di Napoli, ma mi arriva l'ufficialità ufficiosa di Koulibaly al Chelsea. Però così mi fai male, Gigi. Mi è appena arrivata una notizia sul cellulare, quindi non... Forse dovevamo finirla un po' prima. Ecco, vedi. Poi vi do un'altra cosa che riguarda la Salernitana, velocissima, poi direi di chiudere. Da domani Stefano Colantuono, che è stato l'allenatore nell'interregno, sì, diciamo tra Castori e Nicola, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Salernitana. Siccome Colantuono è ancora sotto contratto, mi confermi, Gigi? Grazie sempre al consigliere di qui sopra, ha avuto il rinnovo automatico a salvezza acquisita della Salernitana, Colantuono, pur non essendo l'allenatore della Salernitana di fatto, ma sotto contratto, è scattato il rinnovo a 500.000 euro a stagione. La Salernitana, con la Salernitana Colantuono aveva un biennale, gli è stato proposto, dopo un tentativo di buonuscita non andato a buon fine, gli è stato proposto un triennale a cifre spalmate e sarà il nuovo, nuovo coordinatore del settore giovanile della Salernitana. E Colantuono ha detto lascia fa, 3 anni a 500. Nico, 40 milioni? Come? La notizia che ti è arrivata, parliamo dei 38-40 milioni e 10 a Koulibaly. Così dicono. Così, ecco, dicono. Ulteriore conferma della nostra esclusiva che abbiamo dato oggi, grazie, guarda, a Francesco. Guarda, io lì posso dire, guarda, sinceramente dico veramente un bravo a Francesco Romano che ci ha dato questa notizia alle ore 14 di oggi, e chiudo dicendo che tante volte anche le realtà piccole meritano il rispetto che il lavoro e l'impegno di tutti danno. Quindi veramente un bravo a Francesco che ha tirato fuori questo comitato dal cilindro. È facile scrivere adesso, domani si chiude per Koulibaly, sì, no, guarda, veramente questo ci rende molto orgogliosi. Ti dico, questo in chiusura, c'è stato uno scambio di messaggi con un amico diciamo abbastanza importante del calciomercato portava alla ribalta la differenza di due esclusive, una delle 14 e una delle 18, di 4 ore di differenza. Francamente per noi sono tante soddisfazioni, perché è un gruppo di ragazzi che lavora sodo e che fa della passione il motore principale, quindi per noi sono sempre tantissime grandi soddisfazioni, come è stata grandissima soddisfazione avervi ospite e parlare con voi, sia Gigi che Diego. Francamente speriamo di sentirci presto, insomma. Con piacere, con grande piacere, nei limiti del... Sapete cosa penso di voi, con Francesco, tutta la redazione. Noi siamo amici, Diego, quindi vale un po' meno questa cosa. No, però, veramente, dicevo prima, no, Gigi ci ha dato questa notizia in diretta, mi è arrivata anche a me, dopo è facile, chi ha scritto domani si chiude per Koulibaly, capito? C'è un lavoro dietro, sappiamo per quello che fate dalla mattina alla sera, quindi puoi scrivere due righe su un tweet dopo che le notizie rimbalzano a destra e a sinistra, possiamo farlo tutti. Un abbraccio, ragazzi, grazie. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Buonasera a tutti. Buona serata. Chiudi la live.